Prima giornata di ritorno nel campionato di Serie A femminile, Teramo contro Conversano. Benvenuti al Pala San Nicolò. Si ricomincia con, speriamo, un altro trend in questo girone di ritorno per l'Artro Globo Teramo, che quest'oggi vedete in veste rinnovata visto le nuove sponsorizzazioni che sono state presentate di recente, appunto dell'Artro, che è stata, diciamo, un'estensione della sponsorizzazione passata che c'era già in Coppa, e poi anche il Globo che è arrivato per sostenere la squadra in campionato. L'HC Teramo rimane comunque ovviamente la società di riferimento, che è diventata Artro Globo Teramo per dare anche risalto alla sponsorizzazione, alle sponsorizzazioni che si sono unite per dar manforte alla squadra e per garantire comunque di terminare il campionato in maniera dignitosa. Ricordiamo che l'HC Teramo è stata ad un passo dal finire anzitempo la stagione, prima che la stagione stessa terminasse per mancanza di risorse economiche. Poi Roberto Canzio e gli altri dirigenti si sono messi in prima linea per cercare di assicurare alla squadra il giusto sostentamento per arrivare a fine campionato, e pare essersi compiuto questa specie di piccolo miracolo per la squadra che, ricordiamo, detiene lo scudetto e che adesso si trova al penultimo posto in classifica a quota 3 punti, mentre il Conversano è a quota 9 punti in classifica. E come potete vedere in porta c'è una grande ex dell'HC Teramo, ovvero Martina Gionna, che si è aggregata al Conversano ad inizio campionato dopo aver abbandonato, però per motivi personali che, ricordiamo, sono ovviamente motivi economici. Intanto è partita in questo momento la gara dopo aver abbandonato la città di Teramo, la squadra di Teramo, ma per motivi economici, appunto, come dicevamo. Martina Giona è andata via, ha raggiunto Elena Barani, altra grande ex, altra grande scudettata. Intanto una bella parata di Andrei subito ad aprire la gara, altra scudettata Elena Barani, che però quest'oggi non c'è perché è fuori per un brutto infortunio tra l'altro molto simile a quello che ha subito Daniela Palarie, che è stata operata di recente al crociato. Noi ovviamente facciamo l'in bocca al lupo sia a Daniela Palarie per un pronto rientro, sia ad Elena Barani, entrambe giocatrici vitali sia dell'HC Teramo, sia dell'Artro Globo Teramo e sia del Conversano. Andiamo subito a vedere le formazioni. Artro Globo con Andrei, Delli Roci, Lifini, Cherone, Crese, Lazzo, Lampis, Miladinovic, Popescu, Satta, Sernesca, Adamčić, Pino e Di Stefano. Risponde Conversano, mister Sejmenović convoca Minoia, Chiarappa, Di Lorenzo, Fanelli che è il capitano della formazione del Conversano. Intanto è andato in rete proprio la squadra ospite con il numero 20 Olivieri. Giona, appunto, la guardia Landri Olivieri, che ha appena segnato la prima rete della gara. Piffer, Rotondo, Toro, Di Maggio, Duran e la presentazione. Dirigono l'incontro i signori Boscia e Pietraforte di Benevento. HC Teramo in possesso della palla, che manovra con il capitano Elena Crese, che è mancata nell'ultimo appuntamento casalingo per infortunio. Elena Crese lascia per Adamčić, Natasha Miladinovic, dai ancora per l'Adamčić. Prima rete per l'Artro Globo, firmata dalla numero 4 biancorossa. Entra adesso in fase difensiva la numero 78 Domenica Satta, la ragazza sarda che è arrivata a stagione in corso all'Artro Globo Teramo. Intanto c'è il tiro di rigore, tiro dai 7 metri per il Conversano, va la numero 2 Duran a battere a rete per portare in vantaggio Conversano di nuovo. 2-1 per la formazione ospite. Crese, Adamčić, Miladinovic, Popescu, ancora Adamčić, anzi Lazzo, chiedo scusa, Lazzo, Crese, ancora la numero 4 manovra l'Artro Globo Teramo per trovare Varchi, si avvicina, però poi preferisce tirare. Elena Crese si era avvicinata, Sofia Cherone poi ha preferito il tiro personale, il capitano, che però purtroppo non è andato a buon fine. Subito il Conversano dall'altra parte che lascia per la numero 6
c'è la buona parata da parte di Andrei a fermare la giocatrice del Conversano. Si trattava nell'ultimo caso della numero 8 Toro, che era andata a battere la parata subito di Martina Giona, a dire di no a Natascia Miladinovic, quindi si rimane sul 2-1 per il Conversano. Ma buono questo intercetto da parte di Marcella Popescu, che lascia per la Satta, poi non si comprende con Sofia Cherone, palla che è terminata fuori. C'è l'ammonizione per la numero 3 di Conversano, Landri. Landri che lascia proprio alla numero 5 Rotondo, manovra anche il Conversano. Landri ancora per Rotondo, Duran lascia ancora per la numero 5, infrazione nel palleggio da parte della giocatrice del Conversano, subito per Marcella Popescu che batte Martina Giona, fissa il 2 pari. Quando sono passati 5 minuti dall'inizio della gara, 2 pari tra Teramo e Conversano. Rotondo, Landri, Duran. Fermata in maniera non regolare da Natascia Miladinovic, la numero 5 del Conversano, Rotondo. Landri, ancora Rotondo, Duran. Si avvicina al centro, poi riesce ancora a lasciare per Rotondo il tiro in sottomano che termina fuori. Quindi l'altro globo che può ripartire 2-2, ricordiamo, dopo più di 5 minuti dall'inizio di gara. Crese lascia per Miladinovic, ancora Elena Crese, Lazzo. Cherone, Lazzo, Crese, manovra con velocità la squadra di Serafino Labrecciosa, che ricordiamo è come sempre in panchina per allenare le sue ragazze. La parata di Martina Giona, poi infrazione, subito il tiro provato da Marcella Popescu, la parata di Martina Giona che si conferma una grande giocatrice, ma dubbi non ce n'erano. Teramo non ha dimenticato Martina Giona e la sua importanza anche nel conquistare lo scudetto passato. Punizione dai 9 metri, Rotondo. Lascia per la guardia, Landri, Duran. Ancora Duran verso la numero 20 Olivieri, non si comprendono, non si capiscono però le due, e quindi può ripartire l'altro globo Teramo, sempre 2-2 il punteggio dopo 7 minuti di gara. Lazzo, Miladinovic, Crese, Cherone, ancora Crese in mezzo, Federica Fini fare da pivot, finta il tiro Natascia Miladinovic, poi lascia per Elena Crese, ancora si va verso Sofia Cherone, ancora il capitano, lascia per la numero 4 Lazgo il palo a fermare la giocatrice dell'altro globo Teramo, a Martina Giona questa volta battuta. Può ripartire quindi il Conversano, molto veloce queste fasi di gara. Entra la guardia anche in fase offensiva per il Conversano. Duran, Landri, ancora Landri fermata dal duo Satta. Cherone lascia per la numero 2 Duran, tiro dai 9 metri per Conversano che rimane in azione offensiva. Duran prova a superarne 3 di forza, non ce la fa, buona la difesa dell'altro globo. Ancora punizione dai 9 metri per Conversano, già battuta. Duran, Rotondo fermata forse falosamente, poi c'è il tiro di Duran che va a segno, seconda rete personale per lei, terza per il Conversano che torna quindi avanti 3-2 qui al Pala San Nicolò. Lazzo, Crese, Cherone, circolazione della sfera per
l'altro globo, Crese è buona, questa manovra in avanti dell'altro globo, poi ancora una buona respinta da parte di Martina Giona, che però ha trovato un tiro abbastanza centrale da parte del numero 4 dell'altro globo, Laxo è rimasta a terra, e intanto Toro per Conversano. Sono avvicinati i sanitari a prestare soccorso alla giocatrice di Conversano. Ricordiamo che dalla prima gara di questo campionato Conversano e Teramo si sono affrontate e c'è stata una larga vittoria per il Conversano. Teramo, ricordiamo, comunque era partita in ritardo con la preparazione, quindi magari ha risentito per quanto riguarda il risultato anche di questo fattore. Poi ovviamente ce n'erano tanti altri, ricordiamo che comunque tutte le ragazze hanno giocato il girone di andata in condizioni mentali non semplici per quanto accadeva comunque fuori dal campo, perché si viveva incertezza sul futuro della squadra e questo è impossibile che ovviamente non crei ripercussioni nelle menti di chi va in campo, che non è tranquillo. Adesso speriamo che possa iniziare un nuovo girone di ritorno, un nuovo campionato per l'altro globo. Intanto probabilmente è finita qui la partita per la numero 8 Toro, che è stata accompagnata fuori, sollevata di peso, problemi alla caviglia per lei, non riesce a muovere il piede sinistro. Torniamo comunque in campo, Elena Cresse si alza, trova ancora Martina Gione e poi il tentativo da parte di Federica Fini, c'è stato il fallo su Federica, quindi punizione 9 metri già battuta e questa volta Federica Fini batte Martina Giona. Conversano prova a ripartire in velocità, tre pari dopo 9 minuti dall'inizio della gara. Duran su di lei, sia Miladinovic che Satta. Punizione dai 9 metri per Conversano. Rotondo, Duran, Landry, Olivieri, attenzione, perde sfera Conversano, proprio a ripartire l'altro globo con Federica Fine che va in palleggio fino in fondo, poi prende il, coglie il palo, c'è l'ammonizione per la numero 20 Olivieri e anche il tiro dai 7 metri per l'altro globo, va la battuta Natasha Miladinovic. Rete di Natasha Miladinovic, primo vantaggio Teramo della gara con questa rete di Natasha Miladinovic al decimo minuto di questo primo tempo tra Teramo e Conversano. Rotondo, Landry, Satta e Miladinovic stringono la guardia che rimane leggermente contusa nello scontro, poi Duran coglie la traversa, che la palla che rimbalza in campo, ancora in possesso di Conversano con Rotondo che lascia ancora a Duran il servizio per la guardia, c'è invasione, comunque c'era stata anche l'ottima parata da parte di Andrei, può ripartire l'altro globo, torna in fase offensiva Lazzo in campo, si siede Domenica Satta, Marcella Popescu fermata da Landry, punizione dai 9 metri già battuta per l'altro globo, Laxo, Miladinovic, Laxo, Crese, si avvicina Marcella Popescu, va proprio lei al tiro, trova ancora Martina Giona, poi Marcella Popescu aveva provato ad intercettare di nuovo la sfera, attenzione a Conversano che riparte in contropiede, Rotondo si alza da molto lontano e trova l'angolino basso, che vuol dire nuova parità in campo, 4 pari tra Teramo e Conversano. Si arrabbia non poco Andrei con le sue ragazze per l'ultima difesa opposta al Conversano. Laxo, Crese, Cherone, Miladinovic, ancora Crese,
che riceve, lascia subito di nuovo all'Lazio Milutinovic. Parcela, Popescu aveva provato a piazzare il pallone sull'angolino basso alla sinistra di Martina Giona, ha trovato però ancora l'ottima respinta dell'ex Teramana e poi il passaggio all'indietro per la numero 9 Chiarappa, che riporta subito in vantaggio il Conversano 5-4, break di due reti per Conversano. E Chiarappa ha preso un colpo al braccio che tra l'altro è già fasciato e quindi si è dovuta accomodare in panchina. È entrata la numero 13 di Maggio per la squadra di Seimenovic. Ancora Artroglobo, ancora Lazio di forza, prova a sfondare, trova però la buona opposizione di Olivieri. Punizione dai 9 metri per l'Artro. Milutinovic aveva provato a darla per Lazio, ancora punizione dai 9 metri. Federica Fini lascia per Natascia Milutinovic che va subito al tiro e trova una bella rete. Natascia Milutinovic di nuovo parità, 5 pari, 17 al termine di questo primo tempo. Durante supera bene Sofia Cherrone, poi il fallo e l'ammonizione per Natascia Milutinovic. Ci sarà anche tiro dai 7 metri per Conversano. Esce la guardia, entra Fanelli. Duran batte Andrei e riporta in vantaggio Conversano 6-5. Qui al Pala San Nicolo, Crese. È comunque tutta un'altra gara rispetto all'andata, a quella giocata nel girone di andata, perlomeno finora, fortunatamente per l'Artro Globo, che ci sta mettendo un rinnovato impegno. Ricordiamo che il campionato di Serie A si è fermato per un mese tra girone di andata, tra la fine del girone di andata e l'inizio di questo girone di ritorno, mese in cui ha giocato anche la nazionale femminile, però con scarsi risultati in vista delle qualificazioni ai mondiali in Serbia. Ammonizione adesso anche per Fanelli e tiro di rigore per l'Artro Globo. Andrà ancora Natascia Milutinovic, che ha l'occasione di portare in parità le ragazze teramane. Milutinovic contro Martina Giona. Milutinovic per il 6 pari, terza rete personale di Natascia Milutinovic, sesta della gara per l'Artro Globo. Duran, Rotondo. Ancora Rotondo lascia per la numero 2, poi tutto a sinistra verso la rete di Di Maggio. Di nuovo avanti Conversano, 7-6, Federica Fini riparte per l'Artro Globo. Popescu, Milutinovic, Lazio, Crese, Milutinovic. Ancora Crese che dialoga con Lazgo, prova a non dare punti di riferimento, poi un contatto tra Elena Crese e una giocatrice avversaria. Punizione dai 9 metri già battuta per l'Artro Globo. Ancora in fase offensiva Lazgo, lascia per Marcela Popescu, si libera bene Marcela Popescu, però il duo arbitrale ravvisa il fallo, quindi si ripartirà ancora con una punizione dai 9 metri per l'Artro Globo. Natascia Milutinovic, ancora lei a battere Martina Giona per il 7 pari. Sembra una gara a due tra Milutinovic e Giona. Tra le teramane finora sono andate a segno solo Federica Fini, Lazio e Popescu con una rete per ciascuna. Adesso il palo colto da Rotondo, la palla che termina fuori, ci sarà quindi rimessa per l'Artro Globo. Cherone lascia per Popescu che aspetta l'arrivo delle compagne dalla difesa.
Crese, Lazzo, Miladinovic, Lazzo, ancora il dialogo in campo delle ragazze dell'altro globo per trovare varchi importanti per poi provare ad infilare Martina Giona. Crese ancora, Miladinovic, Lazzo, viene avanti la numero 4 dell'altro globo, lascia per Natascia Miladinovic, ha provato a buttarsi sulla palla Sofia Cherone, è stato però un fischio arbitrale, si riparte quindi dai 9 metri, Federica Fini lascia ancora per Elena Crese, ancora l'altro globo a manovrare, Lazzo decide di andare al tiro e lo fa bene la numero 4 di Serafino Labbracciosa. Rientra ancora Satta in fase difensiva, la buona opposizione al tiro di Landri. C'è comunque punizione dai 9 metri per Conversano, 8-7 per l'altro globo, è tornata avanti con la rete di poco fa della Lazio. Duran lascia per Landri sulla destra, perde il contatto con la palla Olivieri, l'altro globo quindi può tornare in avanti, Miladinovic lascia per Elena Crese, contrastata proprio da Rotondo, rimessa per l'altro globo, va Popescu, anzi no, c'è stata la segnalazione per la punizione dai 9 metri e quindi è stata già battuta. Cherone prova a superare bene Di Maggio, poi però trova una buona opposizione da parte della numero 1 Piffer, che ha preso il posto di Martina Giona. Rotondo si alza e trova l'angolino basso alla sinistra di Andrei. Nuova parità, 12 al termine di questo primo tempo, 8 pari tra Teramo e Conversano. Miladinovic, Lazzo, Cherone, ancora il capitano dell'altro globo, Elena Crese, Miladinovic, Crese, si avvicina a Sofia Cherone, ancora dei buoni movimenti in fase offensiva da parte della squadra di Serafino Labbracciosa, poi finisce a terra Elena Crese, punizione dai 9 metri per la squadra teramana. Popescu, Popescu decide di andare al tiro, trova però l'opposizione della Piffer a dire di no al tiro della numero 23 dell'altro globo. Conversano che può ripartire in velocità con Landri, fermata, c'è stata anche un'invasione però, quindi si riparte con Andrei che lascia poi per Federica Fini. Miladinovic, Crese, 8 pari, 11 al termine di questo primo tempo. Nessuno dei due allenatori finora ha chiamato time out, ricordiamo che sono 3 i cartellini del time out a disposizione. Intanto Elena Crese riporta di nuovo avanti l'altro globo, 9-8, prima rete per il capitano della squadra biancorossa, adesso ammonizione per Serafino Labbracciosa. Evidentemente stava dicendo qualcosa lamentandosi della direzione arbitrale, altrimenti non ci sarebbe motivo per ammonire l'allenatore della mano. Duran, Landri, Rotondo, attenzione a questo passaggio in mezzo tra Landri e Duran, su cui però nessuno di Teramo è pronto a intervenire. Miladinovic era... si era messa bene in mezzo cercando lo sfondo, poi però non è arrivato, fortunatamente nulla di fatto per Conversano. Miladinovic c'è proprio lei ancora in avanti, però adesso c'è la buona opposizione da parte di Olivieri, punizione dai 9 metri per l'altro globo. Crese, Lazzo, Crese, Miladinovic spara troppo alto questo tiro
Non va in porto questa volta il tentativo di Natascia Miladinovic. Attenzione al lungo lancio da parte di Piffer per Olivieri, la rete della numero 20 del Conversano, che riporta il risultato in parità 9-9. Ricordiamo, prima giornata di ritorno tra Teramo e Conversano, 6 i punti di distanza tra le due squadre in classifica. Crese supera bene la numero 5 Rotondo, che ha commesso fallo e viene anche esclusa per 2 minuti. Prima esclusione della gara a carico del Conversano. Quindi l'altro globo che giocherà con una giocatrice in più per 2 minuti e anche con una rete in più segnata adesso da Marcela Popescu, che riporta avanti l'altro globo 10-9. Superiorità numerica per la squadra di Serafino Labrecciosa, da provare a sfruttare al meglio. Landry, Olivieri, bello il passaggio per Duran, un salto in difesa, non si sono intese Domenica Satta e la Lazzo. Nuova parità, 10 pari al Pala San Nicolò tra Teramo e Conversano. Popescu, Satta che rimane in campo insieme alla Lazzo. Lazzo lascia proprio per Domenica Satta, Elena Crese supera Duranda, poi c'è il fallo della numero 2 di Conversano. Punizione dai 9 metri per l'altro globo, già battuta Satta, Popescu. Se la Popescu viene in avanti, viene anche il movimento di Domenica Satta, la buona opposizione dell'estremo numero 1 del Conversano. Entra alla guardia intanto in fase offensiva per Conversano, quindi nulla di fatto per l'altro globo. Nell'ultima azione si rimane sul 10 pari. Landry, attenzione, aveva pensato per un attimo al sottomano, probabilmente poi ci ha ripensato, aveva preferito servire la guardia. Punizione da 9 metri per Conversano, già battuta. E attenzione a questo tentativo da parte della guardia, poi però c'è invasione da parte del Conversano e quindi si riparte. Con l'altro globo in avanti, 10 pari, 7-28 al termine di questo primo tempo tra Teramo e Conversano. Cherone, Crese, Satta, Crese, Lazzo, va al tiro e c'è la rete della numero 4 dell'altro globo, terza rete per lei, 11-10, nuovo vantaggio per la squadra di Serafino Labrecciosa. Rotondo, Duran, Landry, parità numerica adesso in campo. Rotondo, ci mette il piede Andrei, poi c'è invasione da parte di Olivieri. Torna adesso in campo Natascia Miladinovic, esce Domenica Satta. Buona la difesa della mano nell'ultima occasione, soprattutto nell'opposizione di Andrei. Cherone, Crese, prova a superarne due in velocità, si trattava di Fanelli e Di Maggio, che hanno commesso fallo, quindi punizione dai 9 metri per Teramo. Cherone, Crese, Lazzo, Natascia Miladinovic, va al tiro però c'è il fallo. Il tiro di Miladinovic era stato parato dalla Piffer. Ancora 9 metri per Teramo. Fini, Crese, il tiro di Elena Crese e la rete da parte del capitano dell'altro globo, più 2 Teramo. Ammonizione per la Lazzo, che stava rientrando in panchina. Prendiamo nota. Mentre sottolineiamo comunque il primo più 2 da parte
della squadra teramana. Primo break di due reti a vantaggio dell'Artroglobo, 5 minuti al termine di questo primo tempo. Conversano è in avanti, Olivieri, Landry prova a fare tutto da solo, poi lascia per la guardia che commette ancora invasione. Sarà la terza invasione consecutiva di la guardia. Miladinovic, palleggio di Natascia Miladinovic, fermata al collo. Serafino Labreciosa si stava alzando per protestare, poi si è ricordato di essere già stato ammonito. Comunque è rimasta a terra Natascia Miladinovic, è stata fermata al collo la numero 8 dell'Artroglobo. Palla assegnata a Conversano dai direttori di gara Boscia e Pietroforte, ricordiamo che stanno dirigendo questa sfida valida per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A femminile, a cui partecipano, ricordiamo, 6 squadre. Dodici a 10 per l'Artroglobo, 5-0-9 al termine di questo primo tempo. Duran, Rotondo, ancora Rotondo, si avvicina Duran, viene puntualmente servita, lascia per Di Maggio che lascia appunto la palla, termina fuori, la riconquista l'Artroglobo e chiama time out Serafino Labrecciosa. Primo time out della partita è stato chiamato proprio da Serafino Labrecciosa. Artroglobo avanti 12-10 a 5 minuti, 4:53 per la precisione al termine di questo primo tempo. Ci vuole parlare su Serafino Labrecciosa prima che finiscano questi primi 30 minuti di gioco. Buono comunque l'impatto della gara dell'Artroglobo, che sta ben figurando contro una squadra che, ricordiamo, è avanti in classifica. L'occasione di recuperare l'Artroglobo qualcosina su chi sta davanti, ovvero Sassari, Salerno, Conversano. Si riparte con Miladinovic, Popescu, Lazzo, Elena Crese, Miladinovic, c'è Andrei che dà la scossa alle sue ragazze, visto che il pubblico comunque è un po' scarso in quanto a presenze e comunque non si fa sentire il pubblico teramano. Landry fuori il tentativo da parte del numero 3 del Conversano, esce Rotondo, entra Fanelli nella squadra ospite in azione difensiva. Ha un'altra opportunità l'Artroglobo per allungare il break di vantaggio. Lazzo, Miladinovic, Lazzo, Crese, Sofia Garone, ancora Artroglobo che manovra per trovare un varco, ancora Elena Crese che prova a incunearsi tra la numero 7 Fanelli e Di Maggio. Fermata ancora fallosamente il capitano dell'Artroglobo. Ancora lei in possesso della sfera, lascia per la Lazzo, si avvicina a Tascia Miladinovic che finta il tiro, poi commette infrazione di passi. Quindi palla riconquistata dal Conversano che prova a fare tutto da solo con Olivieri e poi lascia per Rotondo, la rete di Rotondo, 12-11. Sempre avanti Teramo a 3:24 al termine di questo primo tempo. Attenzione a questo passaggio di Federica Fini, Sofia Carone non la stava guardando, fortunatamente c'era Elena Crese che ha raccolto la palla. Crese, Lazzo, Miladinovic, Crese, Carone, Lazzo, fermata in maniera fallosa da parte di Olivieri, esclusione per due minuti per la numero 20 del Conversano, seconda esclusione per due minuti nel Conversano, prima esclusione per la numero 20 della squadra di Seimenovic.
E quindi Arturo Globo che giocherà i prossimi 2 minuti con una giocatrice in più. Non basteranno però per finire la gara, mancheranno ancora 50 secondi quando rientrerà Olivieri. Duran, nulla di fatto in quest'ultima azione d'attacco per l'altro Globo. Rotondo lascia ancora per Duran, ha provato l'opposizione Marcela Popescu, c'è stato il fallo, quindi punizione dai 9 metri. Attenzione al cambio adesso tra Laxo e Domenica Satta, viene effettuato in maniera precisa da parte della squadra di Serafino La Brecciosa, che adesso deve provare a difendersi, lo fa bene con Andrei e può quindi ripartire l'altro Globo. Satta si butta in avanti, viene assistita da Popescu, attenzione all'Andre che è rientrata proprio su Popescu, nessuno però ha chiamato l'uomo tra virgolette a Marcela Popescu, nessuno ha visto che la numero 3 del Conversano stava recuperando, quindi non si è accorta di nulla Marcela Popescu, se non fino a quando ha perso il contatto con la sfera, poi ha commesso infrazione di passi il Conversano in ripartenza. Quindi Arturo Globo ancora in possesso della palla per provare a riportare a più 2 il vantaggio. Federica Fini spinta, punizione dai 9 metri per Teramo. Laxo, Miladinovic, dialogo tra le due giocatrici di Serafino La Brecciosa, si va velocemente verso Sofia Carone che rientra per Elena Crese che lascia partire un tiro troppo alto il capitano dell'Artro Globo. Torna in campo Rotondo, esce Fanelli, come sempre questi cambi tra attacco e difesa sia in una squadra che nell'altra. Perde però subito palla il Conversano, 12-11, un minuto al termine di questo primo tempo tra Teramo e Conversano. Rimane un po' indietro all'Axo, si sta avvicinando adesso la numero 4 dell'altro Globo. Miladinovic in possesso di palla, prova a fare tutto da sola e trova la rete Natascia Miladinovic. Esclusione però per 2 minuti per la guardia, rete non convalidata, ci sarà il tiro di rigore per l'altro Globo. Doppia inferiorità numerica momentanea per il Conversano. Miladinovic, quinta rete personale, 13ª per Teramo. Singola inferiorità numerica adesso per il Conversano, è rientrata Olivieri, adesso ce n'è una a carico di Domenica Satta. Quindi si pareggiano i conti con chi sta in campo. Ammonizione per la panchina del Conversano per proteste reiterate che da tempo stavamo notando, però se si era ammonito Serafino La Brecciosa per aver accennato protesta, non capivamo perché Boscia e Pietraforte non prendevano provvedimenti nei confronti della panchina del Conversano, che da inizio gara si è alzata per dire la sua. Crese, 13-11, 22 secondi a termine. Crese, Cherone, Miladinovic. Elena Crese riconquista la palla, 6 secondi al termine, va al tiro. Elena Crese murato da Martina Giola, ancora 2 secondi, finisce qui. Duran non ha tirato, finisce 13-12. Per l'Artro Globo Teramo questo primo tempo tra le due squadre. Migliore realizzatrice Natascia Miladinovic con 5 reti, poi la numero 4 di Teramo Lasco con 3 reti, Elena Crese con 2 reti, Marcela Popescu altrettante e chiude Federica Fini con una sola rete. Noi vi diamo appuntamento a tra poco per i secondi 30 minuti di gioco. Egidio.
Si riparte sul risultato di 13-12 con il quale è terminato il primo tempo tra Teramo e Conversano. Ricordiamo prima gara del girone di ritorno di Serie A femminile. Teramo e Conversano che ovviamente si sono già affrontate in apertura di campionato con la vittoria della squadra di Saimenovic. E quest'oggi almeno per il momento è fortunatamente in vantaggio l'altro globo, che ricordiamo oggi è presenta le nuove maglie anche in campo con le nuove sponsorizzazioni sia di Artro sia di Globo. Attenzione a questo su veloce contropiede di Conversano, il dialogo con Rotondo e Duran, proprio quest'ultima che va a rete per il punteggio di parità. Tredici pari oltre ad Artro e Globo. Si sono aggiunte poi, sono aggiunti poi anche due istituti bancari, ovvero Banca Tercas e Banca dell'Adriatico. 13 pari, Crese, Lazzo. Si ricomincia ancora di nuovo da capo tra Teramo e Conversano, ancora un altro punteggio di parità tra le due squadre. Comunque si sono affrontate avviso aperto nel primo tempo, punizione dai 9 metri per l'altro globo. Rientra la guardia che stava scontando l'esclusione per 2 minuti, assegnata sul finire del primo tempo. Il tiro della Lasgo, trovare la rete del nuovo vantaggio per l'altro globo. Poi Sofia Garone per un attimo aveva intercettato la palla su Rotondo, che però ancora in mano di Conversano. Rientra anche Domenica Satta, quindi parità numerica in campo in tutti gli effettivi tra Teramo e Conversano. Tiro di rigore per la squadra di Saimenovic, cioè Duran ancora contro Andrei, nuova parità. Quinta rete personale per la numero 2 di Conversano, Artro Globo, che torna in avanti con calma. Miladinovic, Popescu, Lazgo, Crese, lascia per Lazgo, Miladinovic, bene per Marcella Popescu che trova l'angolino. È la sua terza rete personale per riportare in vantaggio l'Artro Globo. Bella questa manovra in attacco del Conversano per la rete di La Guardia della nuova parità, 15-15 qui al Pala San Nicolò. Si spiega Serafino Labreciosa con Natascia Miladinovic per quest'ultimo movimento in difesa. Attenzione al palla persa, non si sono intese Natascia Miladinovic e poi fortunatamente spara alto Landri. Non si sono intese Marcella Popescu e Natascia Miladinovic. Chiede scusa Miladinovic a Marcella Popescu. Cherone, Crese, Miladinovic, Lasco, Crese. Ancora la numero 4 dell'altro globo, fermata da Duran. Elena Crese in velocità, lascia per Natascia Miladinovic. Lasco ancora bene per Sofia Cherone, non trova però un varco la squadra di Serafino Labreciosa. Poi punizione dai 9 metri assegnata dal duo arbitrale, che ricordiamo è composto dai signori Boscia e Pietraforte. Si alza Elena Crese, finta il tiro, era invece un passaggio per Marcella Popescu, che si è vista fermare da Martina Giona. Ricordiamo che questa intanto la rete del vantaggio di Conversano di Duran, che riporta in vantaggio la sua squadra. Ricordiamo che Conversano ha due grandi ex, ovvero Martina Giona ed Elena Barani, quest'ultima però è fuori per un brutto infortunio al ginocchio, si tratta del crociato. Daniela Valarie ha subito lo stesso infortunio, è stata operata ed è già qui in tribuna al Palazzo Nicolò per dar manforte alle sue compagne di squadra, anche se da lontano. Anche Daniela Valarie indossa la nuova maglia dell'altro globo con il suo storico numero, ovvero il numero 7.
è rimasta a terra la numero 4 di Serafino Labbracciosa, che però adesso si rialza, nessun problema quindi per lei. Punizione dai 9 metri per l'altro globo, già battuta con Natasha Miladinovic. Lasco chiama lo schema, lascia per Satta, ancora Lasco, Crese, Popescu, anzi Sofia Carone. Lasco si avvicina adesso, Marcella Popescu, veloce per Elena Crese che di forza trova il palo, ma trova anche un fallo, il tiro dai 7 metri per l'altro globo. Andrà Natasha Miladinovic probabilmente alla battuta, ancora è proprio lei contro Piffer che entra in campo al posto di Martina Giona. ...16-15 per Conversano, 25 al termine della gara. Miladinovic, parità, 16 pari, sesta rete per Natasha Miladinovic. Duran contrastata bene da Marcella Popescu, poi lascia sulla sinistra per Fanelli, l'ottima parata da parte di Andrei. Rimane il punteggio quindi sul 16 pari al Pala San Nicolò. Lasco, Satta, attenzione al controllo della numero 4 dell'altro globo che però poi se la cava e va lasciato per Elena Crese. Lasco si avvicina, Satta preferisce andare verso Marcella Popescu, la numero 4 dell'altro globo. Marcella Popescu fermata in maniera fallosa, quindi punizione dai 9 metri per l'altro globo, già battuta ancora Popescu. Satta, Lasco prova il tiro, non era andata però convinta, lasciato per Elena Crese, ancora la Lasco fermata da Piffer, rimessa per l'altro globo. Satta, Crese, Cherone, Elena Crese fermata dal capitano di Conversano Fanelli e da Rotondo. Crese, Lasco, attenzione alla segnalazione di passivo, ho dovuto andare per forza al tiro a Lasco, murata però, attenzione a Conversano che adesso prova a ripartire in velocità, il pallonetto verso Rotondo che trova una rete comoda, comoda. Era in superiorità numerica Conversano in questa azione di contropiede. Adesso si fa un po' sentire il pubblico del Pala San Nicolò, è rimasto abbastanza in silenzio fino a questo momento. Lasco, Crese, Lasco lascia per Satta, si avvicina Elena Crese, il passaggio verso Lasco, c'è cioè Marcella Popescu a raccogliere il fallo, attenzione allo scontro tra Marcella Popescu e Landri, ancora loro due, ancora Landri a fermare Popescu, di nuovo punizione dai 9 metri per l'altro globo. Popescu, Lasco, Satta, Crese, Satta, il pallonetto tentato verso Natasha Miladinovic che si lamenta per un contatto, poi fortunatamente il contropiede non è andato a buon fine per il Conversano, troppo lungo il passaggio della Piffer all'indirizzo di una sua compagna di squadra. 17-16 per il Conversano, 22 al termine della gara. Crese, Satta, ancora Crese, si avvicina, servita, Cherone, Lasco, Satta, finta di andare a sinistra, poi rientra verso la Lasco, murata, la numero 4 dell'altro globo. Nulla di fatto quindi per la squadra di Serafino Labbracciosa, Conversano in avanti. Recupera la palla Marcella Popescu che può andare da sola in contropiede, recupera anche la numero 3 Landri che commette fallo, tiro di rigore per l'altro globo. Sette metri per Teramo, è rimasta a terra Landri, cambio Piffer Giona che torna tra i pali proprio per questo tiro dai 7 metri per Teramo. Andrà ancora Natasha Miladinovic, si rialza adesso la numero 3 del Conversano.
17-16, 21 al termine della gara. Viene accompagnata fuori Landry. Anzi no, poi rimane in campo la numero 3. Solo ghiaccio per lei, Martina Giona para Natascia Miladinovic, poi fortunatamente Miladinovic recupera la palla e ribadisce in rete per la nuova parità, 17 pari. Era stata buona la posizione di Martina Giona, ma Martina Giona non la scopriamo certo adesso. Landry, Olivieri, ancora Landry, Duran prova a superare Satta e Cherone, che però commettono fallo e quindi ci sarà punizione dai 9 metri. Rotondo, Fanelli, Rotondo, Duran prova il... aveva pensato almeno al sottomano, fermata ancora in maniera non regolare al numero 2 di Conversano, che adesso lascia per Landry e la rete di Landry, prima della gara per lei, a riportare in avanti il Conversano, 18-17, 20 al termine. C'è però tanto tempo ancora per la Troglobo per provare a vincere questa gara, sarebbe importante ovviamente un successo per la squadra di Serafino Labbraciosa per tanti fattori, sia dal punto di vista del morale. Marcella Popescu sotto il 7, 18 pari, dicevamo un successo sarebbe importante dal punto di vista del morale di squadra, darebbe nuovo entusiasmo alla squadra di Serafino Labbraciosa dopo i successi conquistati in questo mese di pausa fuori dal campo. Dentro il campo adesso c'è bisogno di provare a risalire in classifica. Rotondo la traversa da parte del numero 5 del Conversano, poi Crese che raccoglie la palla, lascia per Cherone, il dialogo veloce tra Miladinovic e Cherone, Sofia Cherone, bello questo contropiede da parte dell'altro globo, prima rete della gara per Sofia Cherone. Conversano ancora subito in avanti, la parata di Andrei, c'è stato però il fallo su Rotondo, l'esclusione per 2 minuti di Elena Crese. Inferiorità numerica quindi per l'altro globo. Cambio tra i pali, esce Andrei, entra Delli Rocili contro Duran. Fuori il tiro di Duran, 19-18 quindi per l'altro globo, e rimane avanti. Adesso la squadra di Serafino Labbraciosa che può tornare in azione offensiva, anche se è in inferiorità numerica, deve gestire la rete di vantaggio e provare magari anche ad allungare, anche se le forze in campo sono minori rispetto alle avversarie. Punizione dei 9 metri, Lasco lascia per Satta, Cherone, Satta, Lasco, si avvicina Marcella Popescu, preferisce andare invece per Natascia Miladinovic, fermata anche forse in maniera fallosa Sofia Cherone, murata da Martina Giona che è rimasta ferma a guardarla, è riuscita a fermare il tiro della sua ex compagna di squadra, almeno nella pre-season. Il contatto duro tra Duran e Natascia Miladinovic, rete valida. Nuova parità, 19 pari, ancora inferiorità numerica per Teramo. Miladinovic, Lasgo, Satta, Cherone, adesso la squadra di Serafino Labbraciosa gioca senza
pivot, c'è il passi commesso dalla Lasgo, attenzione al contropiede di Landry, prova a intervenire Sofia Cherone. Tiro dai 7 metri per Conversano. Si è buttata un po' a pesce Landry, a dire la verità. Comunque questo non cambia la decisione di Boscia e Pietraforte. Rientra Elena Crese, va a segno rotondo che riporta di nuovo avanti Conversano 20-19. Parità numerica però adesso in campo. Entra anche Federica Fini, Sofia Cherone aveva bisogno di qualche minuto per respirare. Crese, Satta, Lasgo, Miladinovic, Lasgo, si alza Elena Crese, lascia per Satta, Natascia Miladinovic, prova a rientrare, trova però tante maglie rosse davanti a lei, Elena Crese di forza, si guadagna una buona punizione dai 9 metri, 15 al termine, 20-19 per Conversano, Satta, Lasgo, Crese, Satta, ancora altro globo, Lasgo perde il contatto con la palla, può ripartire Conversano in contropiede con Duran, la parata di Andrei a fermare il tiro di Duran, vitale, molto importante questo intervento da parte di Andrei che ha detto no alla numero 2 del Conversano, però ancora in avanti, adesso nulla può Andrei. Più 2 Conversano, 19-21, Teramo non deve farsi sfuggire la gara, 15 al termine, c'è ancora tanto da giocare, la squadra di Serafino Labbracciosa deve provare ad essere più convinta. Natascia Miladinovic fermata in maniera irregolare, punizione dai 9 metri, deve crederci l'altro globo perché Conversano è alla portata. Satta, nonostante tutte le difficoltà, sotto mano di Natascia Miladinovic trova la buona parata di Martina Giona. Duran, Andrei chiama la sua difesa al piazzamento, ancora Duran alto, il tiro fortunatamente della numero 2 di Conversano che era riuscita ancora una volta ad andare al tiro in maniera troppo facile forse. Crese, Satta, si avvicina Marcella Popescu, si accentra la numero 23, stretta tra due, ovvero Olivieri e Duran, 9 metri, time out, chiamato però prima da Serafino Labbracciosa, secondo cartellino utilizzato da Serafino Labbracciosa, che vuole parlare un po' con le sue ragazze. Break di più 2 per Conversano. 21-19, 14-09 al termine della gara. Ha iniziato bene questa seconda frazione Conversano, poi l'altro globo è riuscita anche a riportarsi in avanti sul 19-18. L'ottima reazione della squadra di Sejmenović poi ha permesso alla stessa di piazzare un break di vantaggio che tuttora permane durante questa gara. Ricordiamo, prima giornata di ritorno del campionato di Serie A femminile. Conversano con 9 punti, Artro Globo Teramo con 3 punti. Adesso la carica di tutta la squadra unita dell'Artro Globo prima di tornare in campo. Si riparte dai 9 metri per la formazione di Serafino Labbracciosa. Fini, Satta, Crese, ancora Satta, Lasgo, Miladinovic, Lasgo, Lasgo, attenzione a questo passaggio con la Satta, poi la Lasgo per il 21-20. Attenzione al nuovo contropiede di Conversano che riparte veloce e rimette ancora il più 2. 2 minuti
a Serafino Labbracciosa. Si stava lamentando tecnico Teramano per la ripartenza di Conversano, non regolare a suo dire, però tante 22-20 per la formazione ospite. Si riparte quindi ancora sul più 2, 2 minuti a Serafino Labbracciosa. È uscita Federica Fini, deve giocare in inferiorità numerica l'altro globo per questi 2 minuti assegnati al proprio allenatore, alla propria panchina. Lasco, nuova difficoltà quindi per l'altro globo, che però deve assolutamente provarci con Domenica Satta, che lascia per la Lasco, fermata in maniera fallosa ancora dal duo Olivieri Durà, che non fanno molti complimenti, anzi vanno subito al sodo per fermare la numero 4 di Serafino Labbracciosa. Il tiro e la rete di Natascia Miladinovic, non trattenuta la palla da parte di Martina Giona, era sulla sfera Martina Giona, fortunatamente per terra, ma non è riuscita ad opporsi al meglio al tiro di Natascia Miladinovic, comunque molto forte. Landry Duran si avvicina a rotondo, finta, e il passaggio per Fanelli, poi in scioltezza mette invece lei in rete, difesa da rivedere per l'altro globo. Non ovviamente in quest'ultima occasione, ma magari nel corso della gara ci sono state delle occasioni in cui la difesa della mano non è stata perfetta. Adesso la squadra di Serafino Labbracciosa gioca in inferiorità numerica. Lasco, Satta, Miladinovic, Lasco, Satta, si avvicina Elena Crese, Lasco, punizione dai 9 metri per l'altro globo, che però non riesce a trovare varchi. 11:50 al termine della gara, 23-21 per Conversano. Rientra Federica Fini, parità numerica ristabilita sul parquet. Lasco, Satta, ancora Lasco, si avvicina a Marcella Popescu, lascia per Domenica Satta, Lasco, Miladinovic, nessuno riesce ad andare al tiro. Satta fermata in maniera fallosa da parte di Rotondo, c'è però la buona difesa da parte di Conversano, che non riesce a dare varchi all'altro globo, che deve tirare perché c'è la segnalazione di un imminente passivo. Punizione dai 9 metri per Teramo, subito al tiro Natascia Miladinovic, trova una rete fondamentale per continuare a crederci, 23-22, finisce poi a terra la Lasco, spinta. Terminata a terra la numero 4 dell'altro globo. Che ancora non si rialza. Lo fa adesso con calma. Fermo il tempo comunque a 10:52 al termine della gara. Cambio. Esce la numero 4 dell'altro globo. Entra Federica Fini. Ha preso un brutto colpo al polpaccio la Lasco. Cambio quindi necessario anche per dare un po' di respiro alla giocatrice di Serafino Labbracciosa. Durà, Olivieri, Durà, Landry, Fanelli, Rotondo. Lascia per la sua compagna di squadra numero 3, Fanelli, capitano della squadra di Conversano. Durà, Olivieri, stringe le maglie difensive dell'altro globo. Conversano in quest'ultima occasione trova con difficoltà dei varchi. Rotondo va al tiro, trova però Andrei, buona quest'ultima difesa da parte di Teramo. E questo quello che chiede Serafino Labbracciosa, in velocità adesso la ripartenza dell'altro globo. Satta fermata dalla guardia, punizione dai 9 metri, rientra Alasco, esce Sofia Cherone.
Satta. Crese Satta, 23 a 22 per Conversano, 9:53 al termine della gara. Satta ancora per Lasco. Si avvicina Natascia Miladinovic, lascia per Domenica Satta che finta il tiro, poi lascia ancora per Miladinovic. Va al tiro, però spara troppo alto. La numero 8 dell'altro globo. Entra Cherone al posto di Lasco. E il cambio difensivo è stato forse troppo lento e ha consentito a Conversano di riportarsi sul più 2. 24 a 22, 9 al termine della gara. Cherone, Crese, Cherone si avvicina alla Lasco, servita Domenica Satta, fermata in maniera irregolare, posizione dei 9 metri, la fa ripetere la direzione arbitrale. Lasco non riesce lo scambio con Marcella Popescu, ma va bene così perché al numero 4 dell'altro globo riesce a segnare, poi perde la sfera, rotondo, se la trascina direttamente sul fondo e quindi può ripartire l'altro globo. 24 a 23, sesta rete personale per l'Alasco, rimessa ancora per l'altro globo. Cherone, Lasco, Serafino Labbriciosa invita a passare per Sofia Cherone. Satta, Cherone, va proprio lei di forza a trovare una rete fondamentale per la parità, 24 pari, seconda rete per Sofia Cherone, che adesso ha provato anche a intercettare la sfera in possesso di Duran, non c'è riuscita. Serafino Labbriciosa subito ascoltato dalle sue ragazze. Landry, Olivieri, Duran si alza troppo, la palla di Duran, bene per Teramo, 24 pari, 7:33 al termine della gara. Cherone, Crese, Lasco, Satta. Teramo ha l'occasione adesso di tornare avanti. Lasco, Satta. Bello il movimento di Domenica Satta, poi il fallo su l'Alasco, punizione dai 9 metri. Fini lascia ancora per la numero 78 dell'altro globo. Lasco, Sofia Cherone, belle per Elena Crese. Avanti Teramo, rientra Natascia Miladinovic, entra, esce Federica Fini. Time out chiamato dalla panchina del Conversano. Ci vuole parlare su Sajmenovic, break di 3-0 per l'altro globo, dal 22 al 24, al 25 al 24, a 6:49 dal termine per la squadra di Serafino Labbrecciosa. 6:49 in cui l'altro globo dovrà provare a dare di tutto per vincere questa gara, sarebbe fondamentale, l'abbiamo già detto tante volte, fondamentale per la classifica ma non solo, fondamentale anche per il morale della squadra. Niente da più morale delle vittorie, ci si può allenare anche tutti i giorni ma la carica da vincere la dà appunto soltanto il successo, soltanto le vittorie. E adesso, dopo aver sistemato, speriamo che sia davvero così fino alla fine della stagione, la situazione fuori dal campo, l'altro globo deve provare a risalire in classifica perché comunque lo scudetto sulle maglie è cucito proprio sulle divise, sulle casacche della squadra di Serafino Labbrecciosa. Rotondo, Landry, adesso ci vuole una difesa come quella vista in precedenza. Duran, bene,
Bene così, perché Conversano sente la pressione, perde palla. Rimessa, evita la calma Andrei. Esce Satta, entra Federica Fini. Gesto d'intesa tra Domenica Satta e Serafino Labrecciosa. 25 a 24 per Teramo, 6 e 14 al termine della gara. Miladinovic, Lasgo, Cherone, Lasgo ancora per Natascia Miladinovic, che si accentra, lascia per Sofia Cherone. Elena Crese dalla destra, c'era forse un fallo su Elena Crese, niente, non ravvisato dalla direzione arbitrale. Si riparte con Conversano che torna in avanti, attenzione al nuovo contropiede della formazione di Seimenovic, largo sulla sinistra, c'è la parata di Andrei su Fanelli. Prezioso questo intervento da parte di Andrei. 25 a 24, Andrei che adesso dà la carica alle sue compagne di squadra. Crese, Cherone, Lasco, Miladinovic prova a liberarsi, fermata in maniera irregolare, punizione dai 9 metri, 5-12 al termine, 25 a 24. Popescu, Landri usa le maniere forti su Marcella Popescu, punizione assegnata all'altro globo. Miladinovic, Lasco fa rimbalzare la palla sul parquet, fermata da Martina Giora, attenzione al contropiede del Conversano. Duran va al tiro, trova la rete della nuova parità. Duran 25 pari, 4-40 a termine, gara apertissima ancora. Miladinovic, Lasco, Crese, Cherone. Ancora il capitano dell'altro globo, Cherone lascia per Lasco. Miladinovic, che rete che ha trovato Natascia Miladinovic. Decima rete per lei, Conversano attenzione subito in avanti, sempre con velocità, punizione dai 9 metri. Si è chiusa stavolta la difesa della Mana. La guardia, Landri, Duran, 26 a 25 per Teramo, 3 e 45 al termine della gara. Duran fermata da Satta, Duran però di forza. 26 pari, fuori sia Satta che Miladinovic. Entrano Sernesca e Federica Fini. Cherone, Lasco, Popescu fermata in maniera irregolare da parte di Olivieri, spostata Marcella Popescu proprio in fase di tiro. Lasco si avvicina a Elena Crese, lascia per Sofia Cherone, in mezzo per Federica Fini, punizione dai 9 metri per Teramo che rimane avanti. Si fa sentire Andrei. Cherone, Elena Crese, 26 pari, 2.40 al termine. Lasco, Cherone prova a dribblare, poi non si intende con Elena Crese, perde questa palla d'altro globo, rientra Satta al posto di Federica Fini. Conversano in avanti con Rotondo, lascia per Landri. Duran, Landri si incunea Rotondo, ancora una difesa non perfetta da parte dell'altro globo. Torna avanti Conversano, 26 a 27. Non è finita però per le ragazze di Serafino Labrecciosa, devono crederci fino in fondo. Lasco, Popescu di forza va via, Olivieri, 2 minuti a Olivieri. E quindi Conversano terminerà la gara in inferiorità numerica, perché mancano 1 minuto e 53 secondi al
alla sirena. Popescu spostata, Sernesca, però non c'è nessuna decisione da parte della direzione arbitrale. Altro globo ancora in avanti, inferiorità numerica come dicevamo prima per Conversano. Va Marcela Popescu, quinta rete per Marcela Popescu, nuova parità, 1 minuto e 28 a termine, ancora un'azione in velocità da parte di Conversano che è di forza con Duran, trova il nuovo vantaggio, non riesce a riposizionarsi in tempo la difesa dell'altro globo. Conversano sa che se riparte veloce riesce sempre a trovare impreparata la difesa della mano. Adesso con Cernesca, ancora parità, 54 secondi al termine. Andrei fa trascorrere il tempo, deve ripartire Conversano, fa passare il tempo in maniera molto furba l'altro globo. Durà doveva far rientrare le ragazze in difesa. Time out della panchina di Conversano, 28 pari, 31 secondi al termine della gara. Una gara che è stata sempre aperta fin dall'avvio. Non c'è stato mai nessun vantaggio delle due squadre superiori alle due reti, al break di due reti, sia per Conversano sia per l'altro globo Teramo, che adesso ha 31 secondi da dover gestire in difesa e poi magari riuscire anche a ripartire per provare a vincere la gara. Serafina Labbracciosa dà alcune indicazioni alle sue ragazze prima di tornare in campo, ci vuole una difesa granitica. Per fermare adesso l'avanzata del Conversano. Posizione dei 9 metri, vediamo a chi lascia. Duran andrà subito al tiro, traversa che ferma il tiro di Duran, 27 secondi al termine. Natasha Miladinovic si ferma perché sapeva che Serafina Labbracciosa voleva parlarci su, aveva l'ultimo time out e lo usa Serafina Labbracciosa. 25 secondi al termine della gara, 28 pari. L'altro globo tornerà in avanti appena le due squadre torneranno in campo. Serafina Labbracciosa dà le sue indicazioni alle ragazze su come impostare questa azione offensiva che potrebbe essere, speriamo, per Teramo decisiva ai fini di un'eventuale vittoria per la squadra teramana. Ricordiamo che sarebbe fondamentale sotto tanti punti di vista. Torna in campo l'altro globo. Altro globo. Venticinque secondi al termine. Si riparte con Teramo in avanti. Lasco, Cherone, Crese, 20 secondi al termine. Lasco, Popescu, si avvicina Satta, 16 secondi. Popescu, Lasco, Cherone, Crese, 11 secondi al termine. Deve andare al tiro. Punizione dai 9 metri, 8 secondi al termine. Lascia trascorrere il tempo, 5 secondi al termine. Il Conversano Miladinovic spara il tiro, finisce fuori. Martina Giola ci prova lei. Va in rete ma non è valido il tiro di Martina Giola, non è valido perché stava suonando la sirena, stava suonando la sirena, si rischiava un'altra beffa.
come è già successa qui al Pala San Nicolò. Adesso ci saranno i tiri di rigore per decidere chi vincerà questa sfida. La vincente poi però non avrà punteggio pieno. 2 punti a chi vince e 1 punto comunque per chi perderà dalla linea dei 7 metri. Ben tutto pari, è terminata la gara, non sono bastati 60 minuti per decidere la vincente di questa sfida. Ricordiamo che Conversano è avanti in classifica, ma molto possiamo dire cambiato dalla prima gara di campionato, dove Conversano ha travolto Teramo proprio in avvio della stagione. Stavolta Teramo si è giocata la sua gara nonostante tutte le difficoltà passate e presenti, che comunque si stanno risolvendo in meglio per la formazione di Serafino Labbracciosa. Adesso saranno i tiri di rigore a stabilire chi vincerà questa sfida, chi porterà a casa 2 punti comunque importanti ai fini della classifica e chi invece dovrà accontentarsi di un solo punticino. Buona comunque la reazione nella squadra di Serafino Labbracciosa anche quando è stata sotto di 2 reti. Ricordiamo sul 22-24 l'Artro Globo è riuscita a piazzare un break di 3-0 che è riuscita a riportare avanti la formazione teramana e quindi mettersi in carreggiata a giocare la gara fino in fondo sul punto a punto fino ad arrivare poi al 28 pari con la quale si è conclusa questa sfida tra Teramo e Conversano. Si stanno decidendo chi andrà a battere i tiri di rigore, chi inizia. Ci sono Elena Crese e il capitano di Conversano al numero 7 Fanelli, vicino a uno dei due direttori di gara, ricordiamo sono Boscia e Pietraforte di Benevento. Saranno quindi i tiri dai 7 metri a decidere chi vincerà la sfida. Andrei da una parte, Martina Giona dall'altra, per certi versi ancora decisiva per la sua squadra, però sotto questo punto di vista potrebbe esserlo in negativo, visto che difende i pali della squadra avversaria. L'applauso di Serafino Labbracciosa a incoraggiare le sue ragazze. Sono in piedi Sofia Cherone, Marcella Popescu, Natascia Miladinovic e Federica Fini. Quindi saranno loro, oltre ad Elena Crese. Anzi, si siede Federica Fini, in piedi la Lasco. Le 5 che tireranno quindi sono Natascia Miladinovic, Sofia Cherone, Elena Crese, Marcella Popescu e Lasco. Ovviamente andrà tra i pali. Si parlano le ragazze dell'Artro Globo, si danno la carica, mentre in piedi per Conversano ci sono Fanelli, Rotondo, Landri, Di Maggio e Duran. In porta andrà molto probabilmente Martina Giona. Serafino Labbracciosa sta dicendo qualcosa ai direttori di gara. Si sorridono, o almeno prova a farlo uno dei due direttori di gara. Serafino Labbracciosa lo fa un po' meno, a dire la verità, all'indirizzo dell'arbitro. Ancora qualche minuto e poi ci saranno i tiri di rigore che decideranno questa sfida tra Teramo e Conversano. Sarà Teramo con Sofia Cherone, che si sta avvicinando adesso alla palla, ad andare per prima
a battere il tiro dai 7 metri. Si avvicina anche Martina Giona. Sofia Cherone contro Martina Giona. Sofia Cherone, vantaggio Teramo. Fredda, la numero 19 dell'altro globo. Adesso Andrei contro Fanelli. Andrei non ce la fa però a parare, a fermare il tiro di Fanelli. Aveva intercettato Andrei. Che sfortuna per il portiere teramano. Lasco contro Piffer. Non va Martina Giona questa volta. Uno pari il conto dai tiri dai 7 metri. 29 pari ovviamente il punteggio totale. Lasco sbaglia. E adesso Di Maggio davanti ad Andrei. Di Maggio segna per Conversano che torna avanti 30-29. Adesso andrà Elena Crese per l'altro globo contro Martina Giona. Anzi, va Natascia Miladinovic. Il cambio chiesto da Serafino Labrecciosa. Miladinovic, parità, 30 pari. Adesso Andrei deve provare a fermare Landri. Realizza Landri, torna avanti Conversano, 31-30, punteggio totale. Va Marcella Popescu e Piffer tra i pali. Anzi, c'è il cambio, Elena Crese, Martina Giona. Due ex compagne di squadra contro Elena Crese. 31 pari. E adesso va Alessia Degli Rocili tra i pali contro Rotondo. Forza Alessia. Segna Rotondo. Popescu contro Piffer. Ultimo tiro dai 7 metri per l'altro globo Teramo. Popescu infila Piffer. E adesso è tutto nelle mani di Andrei. Deve provare a fermare il tiro di Duran dai 7 metri. Andrei contro Duran. Deve fermarlo per andare avanti. Andrei non ce la fa, vince Conversano. 33-32. Ma comunque un punto all'altro globo Teramo, ma è un punto di amara consolazione. Vince Conversano, 33-32 il risultato finale.
ci permettiamo comunque di sottolineare che è stata una buona gara da parte della squadra di Serafino Labbracciosa. Sappiamo che può valere poco per quanto concerne almeno le parole, non fondo classifica, però per tutto quello che ha affrontato e sta affrontando l'Artro Globo Teramo, ha messo in campo uno spirito diverso da quello che si era visto nelle ultime gare. Io saluto e ringrazio Roberto Pullimanti che ha curato le riprese, da me Agnia Cantacalli, vi auguriamo tutti e due un buon proseguimento con i programmi di Teleponte.